Dottoressa Contentezza, in che senso possiamo dire che i disturbi del comportamento alimentare riguardano di più le donne? Però in effetti è una patologia tutta al femminile, o meglio, per la maggior parte al femminile, chiaramente molto collegata ai ruoli, Ecco, evidentemente. perché secondo lei? Ma la mia opinione condivide, abbraccia quelle che sono le teorie della letteratura scientifica rispetto al grosso cambiamento di ruoli che c'è stato nell'ultimo secolo, soprattutto a carico della donna, che non avendo perso i ruoli comunque portati avanti nell'ambito del posto nella società precedenti, ne ha comunque acquisiti altri, per cui la donna non ha perso comunque l'importanza dell'essere madre, per esempio, e moglie o compagna, ma a questo ha dovuto aggiungere il ruolo della lavoratrice, della donna indipendente, della donna in carriera, in qualche modo impegnata in una sorta di perfezione o di perfezionamento di vari ruoli all'interno della società. In questo senso, che ruolo giocano i mass media? I mass media giocano un ruolo molto molto importante in quanto adesso c'è un bombardamento mediatico vero e proprio, dovendo considerare anche l'allargamento dei mass media, adesso ci sono anche i social network, internet, quindi c'è un bombardamento di informazioni costante e continuo dove vengono mandati dei modelli che in qualche modo, volente o nolente, vengono respirati dalle vecchie generazioni ma anche dalle nuove. Quindi quando nelle pubblicità sono presenti solo modelli femminili, filiformi, però nello stesso tempo no, molto ammiccanti e sensuali, che ricoprono il ruolo di mamma perfetta che cucina la torta per i bambini, però risponde a 20 telefonate perché sta lavorando, contestualmente non si fa mancare lo snack, ma deve essere pure in forma e quindi essere anche una pantera aggressiva con il proprio uomo. Chiaramente diventa tutto molto contraddittorio, soprattutto per le giovani generazioni che cercano dei modelli di riferimento, chiaramente anche per oltrepassarli, andare oltre, ma nella fondazione dell'identità questo è importante. Ecco, dottoressa, a questo punto mi sorge spontanea una domanda. Perché secondo lei ha vinto il modello filiforme piuttosto che un modello più abbondante? Spero che non abbia vinto, o meglio, si può perdere una battaglia, ma noi speriamo di vincere la guerra, no? La mia personalissima opinione, condivisa con altri colleghi che si occupano come me di questi disturbi, è che dietro ci sia fondamentalmente un discorso economico di mercato. Voglio dire, cerco di essere sintetica e di fare un esempio. Se la persona comune, quella che scende a fare la spesa, magari anche appunto normalissima impiegata, non si vede nel modello proposto dalla pubblicità, si comincia a sentire in difetto, si crea qualche problema e cerca di trovare soluzioni per sentirsi all'altezza. Questo ne fa una consumatrice. Se noi pensiamo a tutto l'industria che sta dietro alla moda, che non è soltanto quella dei vestiti, è anche quella della cosmesi, della chirurgia, delle palestre, dell'alimentazione, no? Per cui vengono venduti quei biscotti piuttosto che quel pane perché ci promette miracoli. Adesso non so se voi avete visto in giro per la città, ci sono le scarpe che fanno dimagrire. Allora, dietro tutto questo c'è tutto un sistema economico che funziona fin tanto che noi siamo consumatori. Più siamo consumatori, meglio è. Quindi le ragazzine che magari prima, no, cercavano un modello in cui identificarsi nel gruppo dei pari o nel gruppo degli adulti di riferimento, adesso lo cercano per le riviste, per le pop star, no? Anche le veline, anche piccole meteore, diventano dei modelli a cui fare riferimento, per cui se mi si propone di diventare più bella, più appetibile,
più sexy. Più sexy, comunque con un'immagine di successo e di assertività attraverso l'acquisto di un biscotto, di una scarpa o di un ombretto, ben venga. Non è un caso che l'età di esordio si vada abbassando da questo punto di vista per questo tipo di disturbi e non è un caso che ultimamente, negli ultimi 10 anni, il target d'età dei pubblicitari si è molto abbassata. E come ci possiamo difendere? Promuovendo una controcultura dove si vanno a riprendere dei valori che hanno a che fare con l'identità, con la possibilità del soggetto di essere se stesso, di accettarsi e di confrontarsi con la realtà senza avere ideali decontestualizzati. Non è un caso che il modello corporeo proposto è un modello che, secondo eminenti medici, non esiste in natura, non esiste. Quindi a questo punto parliamo di ragazzi, appunto, come diceva lei, giovani. Quindi molto. Il ruolo della famiglia deve, può essere importante, presumo. Sicuramente sì, sicuramente sì. È una famiglia che sta cambiando. È difficile sedersi con del tempo attorno a un tavolo perché ognuno è all'inseguimento dei propri obiettivi, o per sbarcare il lunario, o comunque per realizzare i propri sogni professionali. Di fatto è difficile, no? Ritrovarsi attorno a un tavolo. Anche i modelli proposti investono gli adulti, che si sentono impotenti se non riescono a comprare al figlio l'ultimo zainetto, l'ultimo computer, no? È un circolo vizioso dove poi ogni canuzzo insegue la sua coda, praticamente.